Benvenuti a tutti, oggi incomincerò una nuova serie di Let's Play su questo nuovo gioco, Sekiro Shadows Die Twice, le ombre muoiono due volte. Molto complesso come gioco, mi dicono anche più di Dark Souls, e io direi di iniziare una nuova partita. Una nuova partita e mi voglio godere l'intro iniziale. Alla fine dell'era Sengoku, scontri continui martoriavano il Giappone. Il fuoco della guerra divampava. Infuriando fin nel cuore dei monti, nella terra di Ashina. Poco sangue, insomma. Promette bene. Lo spadaccino, Ashina Ishin, prese il potere con la forza. Tra l'altro c'è un freddino in questa stanza che sembra di essere in inverno. Ehi, randagio, non hai più niente da perdere. Intrigante. Vieni con me, lupo affamato. Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Si allenò senza sosta e infatti diventò un maestro shinobi. Non scordare mai i codici degli Shinobi. Seguirai sempre la mia parola di padre. E poi seguirai quella del tuo signore. Da oggi, il tuo signore sarà lui. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Capisci? Vero? Circa 20 anni dopo il colpo di stato di Ishin, il clan Ashina era sull'orlo del collasso. E lo shinobi, noto come il lupo, aveva perso tutto. L'uomo che lo aveva accolto e il ragazzo che aveva giurato di proteggere. Shinobi, apri gli occhi per il bene del tuo signore.
Ah, per fortuna che in questo punto non si è impallato tutto il PC, che come mi è successo nelle ultime registrazioni, perché avevo impostato la qualità di registrazione troppo alta, evidentemente. Ora è 25 MB per secondo, prima era 50, e quindi probabilmente era anche per questo, insomma. Ecco qua, allora, io siccome devo andare a fare cordon bleu, vi lascio così, senza nessun sprazzo di gioco, ma solo con l'intro, che comunque penso vi sia piaciuto. E dopo, una volta terminato di cucinare, tornerò qui a giocare con voi. E quindi aspettiamo la seconda puntata, state, mi raccomando, pronti, allerta. Vi voglio lì, tutti pronti con i like e con le iscrizioni al canale.